Passo la parola a Francesca Medova Galbani, che è responsabile di pianificazione strategica dell'ANICA. Grazie. Grazie, buongiorno a tutti, grazie a Cica per questo invito. Devo dire, sono molto contenta perché abbiamo parlato tantissime cose stamattina e quindi sicuramente tra l'altro vi porto da un'altra parte rispetto a dove siete stati finora e mi avvicino moltissimo a quell'area che il professor Gambino riferiva appunto tipica del diritto d'autore, quella delle piccole opere, in particolare dell'audiovisivo. Non parlo soltanto di cinema perché l'ANICA è l'associazione delle imprese cinematografiche, è l'associazione storica di categoria, però naturalmente parlare soltanto di cinema oggi è riduttivo, nel senso che cinema è una forma di fruizione, nell'epoca analogica le corrispondeva la pellicola, che non c'è più, quindi di fatto quello che è cinematografico oggi, definire film già è una cosa molto difficile appunto attraverso il suo sfruttamento, attraverso il suo canale di distribuzione principale. E questo è un tema affascinante al quale ci stiamo dedicando come ANICA proprio anche in relazione alla recentissima approvazione della legge sul cinema e sull'audiovisivo. Il 3 novembre è stata approvata dalla deputata dopo una velocissimo passaggio parlamentare. Tutto il percorso è iniziato a gennaio di quest'anno e entro meno di un anno si è concluso, e questa legge, alla quale mi ricollegherò alla fine, porta con sé, racchiude con sé, obbliga a interpretare alcune questioni che fino a questo momento non erano per certe, per assodate, per sicure, come la definizione di film. Per dirne una, prima è sempre stata, fino a che non entra in vigore, continua a essere ancora questo scorso d'anno l'opera destinata prioritariamente allo sfruttamento nelle sale cinematografiche. Questo prioritariamente è un tema, fa parte, è costitutivo rispetto a questa definizione, ma di base è un'opera audiovisiva. Infatti la nuova legge identifica prima l'opera audiovisiva e poi il cinema come un'opera specifica all'interno di questo grande contenitore audiovisivo. Perché ho fatto questo primo ragionamento? Perché la legge di diritto d'autore e in particolare la parte legata ai diritti patrimoniali è la questione, è il tema che ci interessa, che interessa di più me oggi, e sul quale vorrei portarvi a fare un piccolissimo percorso che ci porta in Europa e ci riporta qui in Italia. Prima di tutto, fino ad ora si è parlato, stamattina si è parlato di remunerazione rispetto agli investimenti e a condivisione e a diffusione, valorizzazione, no? Sono partita da lì, il tema è valorizzazione. Cosa significa valorizzazione per un'opera che non è un'opera pubblica, che non è nel patrimonio della pubblica amministrazione, per la quale quindi non si pone tanto o soltanto il problema della diffusione, dell'ampiezza della diffusione e dell'accesso, ma si pone prima di tutto il tema dell'esistenza. L'esistenza, essendo un'opera nata, che nasce diciamo tra privati, all'interno della quale in prima battuta osserviamo questo tipo di opera, viene generata da autori che attraverso l'attività del produttore vengono uniti, riunificati, il produttore ne costruisce il valore economico e attraverso il fondo di distribuzione copre i costi di produzione e remunera se stesso e tutta la catena a monte. Quindi qui i temi sono, si tratta di privati, in primo luogo, privati che fanno degli investimenti economici. La prima copia, che, diciamo, il bene, questo bene, la produzione di questa prima copia è un investimento che, per quanto molto piccolo, sicuramente molto inferiore rispetto a opere appartenenti al patrimonio di beni culturali, è molto rilevante per un'impresa. Ci sono, non faccio cifre qui, però naturalmente tutti voi per esperienza sapete, tutti noi sappiamo
quanto possa essere impressionante la quantità di lavoro e di contenuti e di quanto tempo ci voglia costruire un'opera cinematografica o un'opera. Il costo, per quanto appunto relativo, è un costo abbastanza elevato. Il produttore non fa un investimento, cioè l'investimento del produttore è un investimento che si collega contemporaneamente alla capacità di fare lo sviluppo, di curare lo sviluppo creativo dell'opera, quindi di costruirne il percorso narrativo, di mettere insieme gli elementi che ne costituiscono la struttura portante, quindi la parte creativa, e contemporaneamente di mettere insieme le risorse finanziarie necessarie a coprire i costi di produzione. Tutta questa cosa si matura, cioè la capacità di coprire i costi e quindi arrivare a una remunerazione è qualcosa che non avviene mai quando l'opera ha il suo primo sfruttamento. O meglio, avviene molto in anticipo, deve essere avvenuta molto in anticipo perché quell'opera esista. Se il produttore non è in grado di trovare le coperture finanziarie sufficienti a realizzare l'opera, non la fa, semplicemente, lascia perdere. Tant'è vero, ci sono nella storia del cinema ci sono tantissime opere, ma se si volesse soltanto andare a studiare quante non sono venute alla luce per quelle che sono venute alla luce, probabilmente la quantità sarebbe estremamente superiore. Quindi c'è un percorso che deve essere compiuto sia dal punto di vista artistico e creativo sia dal punto di vista finanziario. La copertura del costo e quindi la possibilità per quell'opera di venire alla luce avviene prima che l'opera esca, perché il produttore licenzia in fase precoce i diritti di distribuzione, che sono, per, come sapete benissimo, per più canali di sfruttamento, primo di tutti il cinema, la sala cinematografica, ma ci sono x diversi tipi di sfruttamento economico. Facendolo in fase precoce, cosa significa questo? Significa che il produttore cede a un distributore, quindi di qualsiasi natura esso sia, e su qualsiasi mezzo distribuisca, canale distribuisca, i diritti esclusivi. E qui arriviamo alle esclusive. In questo caso l'esclusiva non è nella gestione di un bene, ma è un diritto di utilizzo per remunerare il proprio investimento. Faccio un caso per farvi capire. Produco una serie televisiva ad alto budget, una serie internazionale. Vi faccio un esempio che è ora sugli schermi, degli Yanko. Secondo la logica, o meglio, secondo la logica di alcuni, Yanko dovrebbe essere concluso, coperto, realizzato, finito e finanziariamente appunto coperto prima della sua messa in onda. Come avviene questa cosa? Avviene attraverso il produttore cede a Sky Italia, il Telecom Italia, il diritto pay in esclusiva. Cede a Canal il diritto pay in esclusiva, cede a HBO negli Stati Uniti il diritto pay in esclusiva, cede, non so se il diritto fisso è stato ceduto sinceramente, probabilmente se lo può essere comprato Sky Italia. Faccio un esempio per raccontarvi la composizione dei diritti e la capacità di ogni prevendita di diritto, di licenza, la capacità di coprire una parte dei costi. Ora cosa sta succedendo? Cosa c'entra il digitale in questo? Cioè, niente, potrebbe essere un aumento della capacità di distribuzione, lo è una grandissima opportunità, moltiplica il pubblico in grado di accedere a quell'opera. Chi non è un abbonato Sky in questo momento, chi non è un abbonato Sky in Italia, nel Regno Unito, in Germania, dove Sky opera, può accedervi attraverso un altro fornitore di servizi media. Questa cosa dovrebbe essere così. In realtà abbiamo una forma di interpretazione dell'accesso che in questo preciso momento, e attraverso la stessa strategia del mercato unico digitale che diceva prima la dottoressa Rummo, sta cercando di minare alla base questa struttura.
capiamoci, non sto dicendo che questo non sia un'opportunità, sto dicendo che quando la conoscenza, che è uno dei temi del nostro seminario di oggi, non è così diffusa nel legislatore, quando il legislatore non conosce bene i meccanismi dell'industria sulla quale sta intervenendo, il rischio di intervenire in modo tale da mettere in discussione l'esistenza stessa di quell'industria è molto alto. E questo è stato un caso non tanto nella direttiva copyright, anzi in quel caso non se ne parla assolutamente, io parlo di direttive specifiche che sono rivolte a, che impattano direttamente sul mondo del cinema e dell'audiovisivo. Sono 16 le azioni della strategia sul mercato unico digitale messe in piedi dalla Commissione Europea, almeno 10 di queste in modo diretto e indiretto impattano sul mondo dell'audiovisivo e in particolare impattano fortissimamente sulla fase di distribuzione senza tenere minimamente in considerazione la fase di produzione, che è quella in cui invece l'opera esiste, cioè se esiste è perché esiste in quella fase lì. Se interviene nella fase successiva senza tenere in considerazione la fase di produzione, quell'opera si andrà a parlare di distribuzione di opere che non esistono, o meglio che non esistono più come esistevano una volta, che possono esistere in una forma diversa sicuramente, ma saranno tipi di opere diverse da quelle che abitualmente e che storicamente e che per struttura l'Unione Europea dice e ha finora fatto di voler difendere. Quali sono le opere? Quelle più fragili, quelle sulle quali, alle quali serve una partecipazione di più soggetti perché sia coperto il costo. Che laddove esistesse, ed esistono attivi in Europa ma non nativi europei, operatori in grado di licenziare a livello paneuropeo una qualsiasi opera audiovisiva. Ci sono distributori attivi in Europa, proprio distributori, esempio per uno per tutti, Netflix, vi ho citato finora Sky. Sky ha più società in Europa, ma non è paneuropea. Netflix è paneuropea, Google distribuisce a livello paneuropeo, Apple con iTunes distribuisce opere audiovisive a livello paneuropeo, sono operatori in grado di farlo. Operatori che intervengono in quanto distributori, sia chiaro, in una fase successiva rispetto a quella di produzione e che non intervengono, come l'esempio che facevo prima, in una fase precoce, in pre-licenza del diritto, nel momento in cui si sta componendo il quadro finanziario dell'opera. Quindi, in questa fase, su questa fase qui, la Commissione Europea ha deciso di intervenire molto fortemente, è stata una bandiera. Maggio 2015, quando si era presentata la strategia per il mercato unico digitale, è stata una bandiera quella del commissario europeo e del suo vicepresidente ANSIP, quella dell'abbattimento del geoblocking. Non so se qualcuno di voi ha sentito o si è occupato di questo. Il geoblocking è stato visto come il nemico pubblico numero uno per l'accesso libero degli utenti alle opere audiovisive. Il geoblocking di fatto è uno strumento tecnologico che semplicemente consente di appunto di garantire a livello tecnologico il rispetto del diritto di licenza esclusiva su base territoriale. Quello che intendeva l'Unione Europea era proprio eliminare la base territoriale, che significherebbe soltanto chi è in grado di finanziare, investire su un'opera comprandone tutti i diritti al 100% avrà l'accesso, avrà la capacità di distribuzione e poi darà accesso a tutti quelli a cui si rivolge. Perché questo è contro quello che è nella Carta Costitutiva dell'Unione Europea? Perché la cultura è una competenza esclusiva degli Stati nazionali, l'Unione Europea si è dotata di strumenti in grado di fare in modo che venisse promossa e valorizzata venissero promosse e valorizzate le specificità nazionali, che la diversità culturale fosse garantita e che quindi come espressione materiale di questa diversità culturale si producessero opere europee, che significa opere
di nazionalità, delle varie nazionalità che compongono l'Unione Europea, opere in coproduzione sia tra più paesi dell'Unione Europea o anche in coproduzione tra paesi europei e paesi extraeuropei. L'incapacità di un operatore nativo europeo di finanziare tendenzialmente, salvo eccezioni che non mi vengono in mente, di finanziare da solo un'opera o la quantità di opere che attualmente vengono prodotte nella forma che prima vi ho descritto, cioè quindi come somma di contributi su base territoriale, quindi la capacità di un solo operatore è impossibile. Cioè, immaginate la quantità di opere italiane, francesi, tedesche, dei paesi nordici, belghe, bulgare, estone, lituani. Cioè, lituani, c'è una tale quantità di opere circolanti che noi italiani magari non vediamo, ma che circolano di fuori i nostri territori e che domani, con questa logica della fine del geoblocking, potrebbero non esserci più. L'industria audiovisiva ha una responsabilità in questo, quella europea ha una responsabilità in questo, il legislatore europeo non conosce bene il problema dell'industria, siamo stati in grado di far capire loro che questo poteva essere un passo un po' lungo. Tutto questo rischio si è ridotto anche se ha portato in evidenza il problema della conoscenza e della valorizzazione intesa come, da un lato, possibilità di esistere, di fare esistere il massimo numero possibile di opere affinché esse possano circolare, e dall'altro la necessità di garantire l'accesso al maggior numero di consumatori o di utenti o di fruitori, remunerando naturalmente chi ha fatto l'investimento, e senza che il digitale sia né un obbligo imposto dall'alto, come prima appunto un'autorizzazione ex legge all'accesso alle opere, e contemporaneamente non possa essere invece la necessità del finanziamento, del multifinanziamento, non possa essere un impedimento all'accesso delle opere stesse. Credo di dover chiudere qui, ma quello che vorrei porre all'attenzione, alla discussione, se c'è tempo, è la perfetta antinomia tra i principi, appunto, legati alla cultura e alla produzione delle opere dell'Unione Europea, peraltro concretamente assunti in questa nuova legge sul cinema e sull'audiovisivo in Italia, che porta in prima evidenza la necessità di una maggiore internazionalizzazione delle opere audiovisive italiane, la necessità di una maggiore collaborazione in forma di coproduzione con i partner europei, la necessità che le imprese, che oggi sono piccole e medie, e se sono medie è già un miracolo, sono tendenzialmente piccole le imprese di produzione audiovisiva, possano crescere come dimensione e quindi diventare competitive anche con le imprese degli altri paesi europei. Tutti questi principi, che sono fondanti rispetto alla legge, che sono coerentissimi con i principi dell'Unione Europea, si scontrano con delle proposte di regolamenti che ci sono proposti dal legislatore europeo con obiettivo un mercato unico digitale. Questo secondo me è un grandissimo tema di discussione che discende moltissimo dalla non conoscenza, come dicevo poco fa, cioè, e quindi la valorizzazione non come premessa rispetto alla conoscenza, ma secondo me la conoscenza come premessa rispetto alla valorizzazione nel rispetto della specificità delle singole attività. Grazie. Ringrazio la dottoressa. Diciamo che Francesca, come sempre, è stata molto molto puntuale. Torna un tema che direi sta emergendo un po' in tutti gli interventi, che è quello della conoscenza e della remunerazione, e in ultima istanza, forse per la mia deformazione, perché ho una passione per il tema delle eccezioni e limitazioni, diciamo una diversa declinazione di quelle che sono le eccezioni e limitazioni quale strumento proprio per valorizzare gli obiettivi di oggi, gli obiettivi del nostro comparto, quindi una valorizzazione, una conoscenza che è possibile solo attraverso una accessibilità.